Buonasera a tutti gli spettatori e benvenuti alla prima puntata del telegiornale serale di Cronaca Eugubina. Un chilometro di tela. La creatività si unisce alla legalità e all'intercultura. Il tema di quest'anno è legato all'articolo 10 della Costituzione. Attraverso di esso, la Repubblica Italiana manifesta la volontà e l'impegno di essere uno Stato aperto, che accoglie chi fugge dal proprio paese. Stamane in Piazza Grande è tornato di scena l'evento Un chilometro di tela. L'iniziativa intende offrire al territorio, afferma l'assessore alle politiche giovanili Gabriele Damiani, un'occasione di riflessione sul tema della legalità, dell'intercultura, sui valori della democrazia, della responsabilità, attraverso un'azione artistica, creativa e collettiva. Gubbio, il Consiglio Comunale, decide l'aumento della Tari, invariate IMU, TASI e aliquota IRPEF. Il piano per lo smaltimento della RSU sarà di 1.200.000 euro, inferiori di 200.000 euro rispetto al precedente. Sono previsti 18.000 euro per sensibilizzare all'educazione ambientale, di cui 10.000 verranno distribuiti per sagre e feste di paese. Stanziati 100.000 euro per l'ampliamento della raccolta porta a porta nella zona di Sant'Agostino, nella zona tra via Perugina e via di Porta Romana, per ulteriori 1.300 utenze. Parliamo di sport. Calcio a 5. Il Madonna del Ponte si qualifica al torneo interregionale. Nel weekend appena trascorso si sono disputate le finali regionali CSI a Cascia. Per il calcio a 5 le squadre rappresentanti di Gubbio erano il San Martino, che ha vinto il torneo di Gubbio con netta supremazia, e il Madonna del Ponte, punto sicurezza. Il weekend ha visto scontrarsi le due squadre eugubine contro le due squadre vincenti di Foligno. Il Madonna del Ponte, punto sicurezza, con un tris vincente di partite, si è aggiudicato le finali regionali, conquistando il pass per la fase interregionale. Collegandoci sempre al tema dello sport, vi parliamo di un comunicato che la società del Gubbio ha fatto uscire in questa giornata prima del derby Gubbio-Foligno. In merito alle notizie apparse questa mattina su alcuni organi di informazione e riguardanti accertamenti da parte della Procura federale su una telefonata intercorsa tra un giocatore del Foligno e addetti della società rossoblù, la S. Gubbio precisa quanto segue. Nei giorni scorsi la S. Gubbio, come di consueto, ha predisposto bonifici bancari, sia in favore dei calciatori tuttora in forza alla squadra eugubina, sia a favore di 4 ex tesserati rossoblù, con i quali il rapporto era cessato dallo scorso mese di dicembre, ma che non erano ancora stati completamente saldati di tutti i rimborsi pattuiti. Si tratta di calciatori Balestreri, Fondi, Marianeschi e Cordova. Si precisa che Balestreri aveva già più volte chiamato per sollecitare il pagamento. La segreteria rossoblù ha quindi telefonato a ciascuno degli interessati per informarli del bonifico che sarebbe stato effettuato. Tre di loro hanno ringraziato caldamente la società eugubina, Balestreri ha invece preso tempo. Poco dopo Balestreri ha richiamato il delegato di segreteria, mettendolo in comunicazione con un dirigente del Foligno Calcio, il quale ha formulato delle rimostranze. A quel punto la telefonata è terminata. Il presidente Sauro Notari, informato dell'accaduto, ha deciso di bloccare il bonifico a favore di Balestreri. Questo è il reale svolgimento di fatti, per cui le notizie scandalistiche e fuorvianti, apparse su alcuni organi di informazione, appaiono come evidenti distorsioni e strumentalizzazioni, ispirate a finalità non chiare, soprattutto per la concomitanza del tutto occasionale tra i fatti e la vigilia della gara Gubbio-Foligno. La società S. Gubbio, che non ha nulla da nascondere né tantomeno da temere in merito a questa vicenda, ha dato mandato ai propri legali di tutelare in ogni sede e nei confronti di chiunque la propria immagine ed onorabilità per ristabilire la verità a fronte delle notizie false e diffamatorie che sono state diffuse. Qui vicino a me potete vedere la uscita numero 61 di Cronaca Eugubina, dedicata a un'intervista fatta al prossimo capodieci di San Giorgio, Matteo Battistelli. E in via di tutto eccezionale ci sarà anche l'uscita speciale per il derby Gubbio-Foligno, che recita Derby Gubbio-Foligno, Orgoglio Rossoblù, attesa in città per una partita che potrebbe essere decisiva per la Lega Pro. Questo è tutto per questa prima puntata del telegiornale di Cronaca Eugubina, un appuntamento alla prossima puntata.